Di fronte a Detroit, sono lì, tra l'altro Valentina Marchei metteva il suo tweet dicendo sto lasciando l'allenamento, adesso vado a vedere i nostri ragazzi a Windsor, a Skate Canada. Ma adesso noi andiamo a goderci Elisaveta Tukhanisheva, Lisa Tukhanisheva, è la vincitrice di Skate Canada 2011, quindi è qui per difendere il suo titolo. Quest'anno naturalmente c'è una particolarità in più, perché adesso può competere anche lei agli europei e mondiali, e naturalmente il meglio, il suo obiettivo è quello di fare il meglio possibile per poter centrare ovviamente la qualificazione a questi campionati. Love Story. Triplo Tolup. Anche lei. Non è la serata delle russe. E triplo loop. E doppio Axel. Elisaveta Tukhanisheva, sicuramente ce l'aspettavamo diversa, anche perché ne avevamo un ricordo straordinario della passata stagione, ma come ha detto giustamente il suo allenatore Alexei Mishin, Elisaveta quest'anno ha proprio problemi di crescita, tanto che ha avuto anche dei problemi, ha preso peso, questo tra l'altro anche un infortunio al ginocchio le hanno impedito anche di partecipare ai camps che ci sono sempre, no? I test che vengono fatti. Lei comunque si è allenata tantissimo, si è allenata a Pinzolo anche in Italia, al summer camp che fa sempre Mishin qui in Italia, e sta provando il triplo Axel e poi sta lavorando molto sui components. Ha cambiato il coreografo, questa volta si è affidata a David Wilson, però ci sono tanti cambiamenti, ma il primo soprattutto, diciamo un po' lo vediamo, è anche fisico. Sì, la vediamo più matura, più donna, rispetto all'anno scorso che risultava essere una bambina. E io mi aspettavo molto molto di più da queste russe, e sia Polina che Elisaveta mi hanno un po' deluso per quello che riguarda tutte queste grandi aspettative su questa armata russa che doveva arrivare, soprattutto per quello che riguardava le donne. Dovremmo vedere ancora nei Grand Prix. Se tu vedi, era già leggermente inclinata verso l'esterno nel primo salto, è stata bravissima a salvarlo, però non è riuscita invece a salvare il secondo salto.
Poi per il resto nessun problema, addirittura il doppio Axel finale si vede che lo fa, si vede che sta studiando il triplo perché lo esegue in maniera veramente naturale e molto comoda. E lei è un atleta di grande talento, si vede che tecnicamente è allenata e sta veramente studiando grandissime difficoltà tecniche per poi arrivare l'anno prossimo, nell'anno, ricordiamo, quello delle Olimpiadi, che è quello che importa. Che è l'anno importante per loro, no? Ecco, guarda, il doppio Axel, che adesso così è rallentatore, non dà l'idea, è un Axel, un doppio Axel straordinario perché è facile, leggero e senza sforzo, è fantastico questo doppio Axel. Poi Elisabetta, secondo me, ha delle grandissime doti proprio interpretative perché ha questa capacità di essere incisiva e penetrante a volte con questo suo sguardo. Sì. E forse questo programma non le sta così a genio rispetto a quello dell'anno scorso. Personalmente. Ti piace meno? Sì, perché forse è troppo, è più freddo e gelido rispetto a quello che magari l'anno scorso era più incisivo, più forte, più capito cosa voglio dire? Più forse ritmato. Si sta anche cercando di sperimentare, no? Vedere quale le si confà meglio, anche perché poi bisognerà preparare il programma olimpico, insomma, dove ovviamente questo è l'obiettivo di queste ragazze. Beh. Il tecnico è il secondo tecnico, 29-32, 26-78, anche in questo caso i secondi program components, meno uno di detrazione, 55-10, ed è in seconda posizione perché comunque è alle spalle della Kathleen Osmond, la ragazza canadese, che con 33-21 di tecnico elements, 27-35 di components, andandogli a vedere nel dettaglio, ha avuto degli ottimi risultati, ha avuto anche un 7-07 per l'interpretazione, e in prima posizione, questa è la grafica che ci aiuta proprio a capire qual è la situazione.